Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non facciamo in tempo a finire una giornata di campionato che ne inizia subito un'altra, dall'undicesima alla dodicesima infrasettimanale. Non c'è la Champions perché è finita momentaneamente e quindi di qui a Natale ci sono delle partite, tra cui l'infrasettimanale. Io se non faccio casini perché ho messo il foglio sotto il treppiede, potrei anche iniziare a dirvi quelle che sono i pronostici delle partite che andranno tra il 15, quindi martedì 15, al 17, che è appunto giovedì. Sono tantissime partite, come sempre, e vediamo cosa c'è di interessante. Partirei subito con Udinese-Crotone, che si giocherà il 15, dico Udinese. Benevento-Lazio, dico Lazio. Dico Lazio, anche se è un momento un po' così, ma dico Lazio. Poi passiamo a noi, ecco, c'è una partita difficile, secondo me, una partita importante, anche per il discorso punteggi, per la conferma di quello che è il nostro percorso, che si sta un po' consolidando dopo Barcellona, con appunto il Genoa. Quindi abbiamo Juventus-Atalanta, che non è facile. Forse questa è la prima partita in campionato dopo, direi, possiamo dire, la Lazio, un pareggiato, un po' più probante. Dico uno, perché la fiducia alla Juventus va data. Fiorentina-Sassuolo dico due, perché Sassuolo sta bene, Fiorentina un po' meno. Genoa-Milan dico due. Chiaramente Genoa perde contro di noi, secondo me può anche perdere tranquillamente contro il Milan, diciamo così. Anche perché le partite della vita le fanno solo contro di noi, ma contro gli altri, quindi sono abbastanza tranquillo. Hellas-Samp, dico uno, l'Hellas sta sicuramente meglio da Samp. Samp che stava dando un po' di fastidio al Napoli l'ultima partita, era anche in momentaneo vantaggio, poi alla fine ha perso. Però l'Hellas sta bene, l'Hellas sta bene ragazzi, secondo me, quindi dico uno. Inter-Napoli X, questa classica partita di due squadre livello più o meno uguale, insomma, che si sfidano. Il Napoli sicuramente è molto motivato, l'Inter sicuramente è rimotivato dall'ultima vittoria, ma un po' demotivato dalla sconfitta europea. Bisogna vedere come arrivano a quella partita là, però in casa contro il Napoli dico un pareggio. Parma-Cagliari, pareggio anche questo, grazie a partita di livello più o meno pari, che non so mai da che parte buttarlo, dico pareggio. Spezia-Bologna, Bologna che veramente è sempre stato Mihajlovic col Bologna e Mihajlovic in generale un allenatore che fa prendere molti gol alle squadre che allena, questo bisogna dirlo. Sicuramente poi magari offre un calcio offensivo, anche bello da vedere, però alla fine busca parecchio, ne ha buscate parecchio contro Roma l'ultima partita. Chiaramente non vedo come lo Spezia, a differenza del Roma, possa dargliene tante quante la Roma, però dico che alla fine un pareggio tra Spezia e Bologna, insomma, io ce lo metto perché poi in casa lo Spezia, non lo so, io metto X. Infine Roma-Torino dico 1, perché quando c'è il Torino di mezzo bisogna sempre mettere vittoria dell'altra squadra. Mi sembra quasi appurato questa cosa qua, guarda che sono penultimi nella classifica e Torino è penultimo, ok, che non è mai stata una squadra di top livello negli ultimi 20 anni, però mi pare di non ricordarla molto, quindi Torino ultimo, la Roma sicuramente deve portarla a casa, anche perché sarebbe uno scandalo che quasi noi abbiamo sfiorato, diciamo, non vincere contro questo Torino. Cioè, è ben tutto, ma spero per loro che sia così. E ricapitolando, quindi, e chiaramente Roma-Torino si gioca il 17, l'unica partita del giovedì. Udinese-Crotone 1, Benevento-Lazio 2, Juve-Atalanta 1, Fiorentina-Sassuolo 2, Genoa-Milan 2, Hellas-Samp 1, Inter-Napoli X, Parma-Cagliari X, Spezia Bologna X e Roma Torino 1. Queste sono, se non muoio prima, le partite della dodicesima giornata. Chiaramente che vincano i migliori e che vinca soprattutto la Juventus, che ha una partita importante. Perché dopo di questa ci sia la Fiorentina, se non sbaglio, non dovrei sbagliare, so che la Fiorentina c'è, però non mi ricordo se è la prossima. In ogni caso c'è anche quella. Però prima pensiamo all'Atalanta, una partita appunto che come difficoltà si avvicina circa, più o meno, diciamo che è il livello di difficoltà della Lazio di qualche settimana fa. Lì abbiamo pareggiato dopo una partita sontuosa giocata dai nostri e poi pareggiata per veramente un errore, due errori all'ultimo minuto. Vediamo di non rifare quegli stessi errori e di non riproporre quella partita. Cioè, piuttosto una partita più pari, diciamo, più equilibrata dalle parti, ma portare a casa il risultato senza problemi, che illuderci, insomma, in qualche modo di una vittoria ormai presa e chiaramente poi buttarla via. Oppure che si chiuda prima e così si risolve il problema, un po' come è fatto in altre partite. Quindi questi sono i miei pronostici. Qui sotto nella scaletta lascio le partite, la lista delle partite copiate e incollate. I vostri pronostici sotto nei commenti, poi vediamo fra qualche giorno come andate, chi è stato il più bravo a trovare il pronostico più giusto. Forza come sempre, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.